Come creare e caricare su Telegram il proprio set di stickers. Cari amici e cari amiche, ciao, bentrovati e bentrovate. Gli stickers di Telegram sono quelle immaginette che Telegram mette a disposizione ormai dal lontano 2015, senza sfondo e che si possono caricare, diciamo, al posto delle emoji all'interno della nostra applicazione di messaggistica preferita. Ce ne sono un sacco online, li trovate, io adoro quelli un po' trash, quelli un pochino stupidi, quelli legati ai meme o a qualcosa di brutto, più che quelli molto artistici. Ne trovate un sacco online, trovate un sacco di siti web che li raccolgono e vi danno la possibilità di andarli a inserire all'interno del vostro Telegram. Veramente avete soltanto l'imbarazzo della scelta, ma in alcune occasioni potreste avere voglia di creare i vostri sticker Telegram e quindi di non affidarvi a quelli che la piattaforma o qualche altro utente, qualche altro designer ha messo a vostra disposizione. Per fortuna creare gli sticker e caricarli su Telegram è molto molto facile. Allora andiamo in questo tutorial proprio a vedere come si fa. La prima cosa di cui avete bisogno sono delle immagini. Sono delle immagini senza sfondo, si possono usare anche con lo sfondo, però si perde un po' il bello dello sticker a questo punto, tanto vale inviare direttamente l'immagine all'interno di Telegram. Quindi sono delle immagini in formato PNG senza lo sfondo. Io in questo momento sto utilizzando le immagini logo dei vari podcast che produco, per cui Passione Podcast, Un Buongiorno per Morire, Trivia Challenge, Fare Smart e così via. Per cui immagini senza sfondo in formato PNG, mi raccomando dimensione 512x512 pixel. Naturalmente in questo tutorial non vi vado a spiegare come si realizza un'immagine, come si edita, come si crea, come si esporta in PNG, do per scontato che voi lo sappiate già fare e che abbiate già le immagini di partenza da trasformare in sticker. Se ancora non le avete a disposizione, andate a cercare il tutorial in cui vi parlo di GIMP, come usare GIMP, oppure il tutorial su Remove Background per togliere automaticamente con l'intelligenza artificiale lo sfondo da un'immagine, in modo da potervi realizzare le vostre immagini PNG. Se avete dei dubbi su questa cosa, mi raccomando, scriveteli pure nei commenti, fatemi sapere. Una volta che avete le immagini in formato PNG, quello che vi serve è andare all'interno del bot Stickers. Lo trovate come chiocciolina Stickers, è molto semplice da andare a trovare, e all'interno di questo bot vi verrà fornita una serie di comandi. Mi raccomando, ciò di cui vi sto parlando è fattibile indistintamente da computer o da smartphone, non cambia assolutamente nulla, io adesso lo sto facendo da computer, voi potete farlo in maniera assolutamente identica anche da smartphone. Quindi avete a disposizione una serie di comandi per il bot, tra cui potete scegliere. Che cosa sono i comandi? Fondamentalmente ogni bot ci permette di scrivere all'interno della barra del messaggio uno slash e quindi un comando che vedete che lui già inizia a suggerirci. La stessa cosa sarebbe andare a cliccare all'interno di queste scritte, per cui lanciare il comando scrivendolo oppure cliccando qui è assolutamente la stessa cosa. Quindi scrivendo uno slash, ecco che lui inizia a suggerirmi dei comandi che io posso dare al bot. La stessa cosa vale cliccando su questa iconcina qui sulla destra, vedete che lui in automatico mi mette lo slash. Il primo comando che ci interessa imparare è il comando help, che non fa altro fondamentalmente quando io lo lancio, quindi con l'invio, che farmi vedere l'elenco dei comandi che ho a disposizione. È una forma un pochino allungata del primo messaggio che mi manda il bot, per cui questi ancora una volta sono tutti i comandi che ho a disposizione. Ricordatevi il comando cancel, quindi slash cancel, che mi serve ad annullare qualsiasi cosa io abbia iniziato col bot. Il comando che devo utilizzare per creare un nuovo set di sticker è new pack. Posso farlo scrivendo new pack, con lo slash new pack all'interno del campo dove si scrive, oppure posso farlo andando a cliccare qui sulla scritta new pack. È quello che farò adesso.
Benissimo, è molto contento il nostro bot Stickers, che voglio creare un nuovo pacchetto di sticker, mi chiede come voglio chiamarlo. Allora lo chiamerò Ciraolo Tutorial, questo set di stickers. Invio. Perfetto, ora Telegram mi chiede di inviare la prima immagine. Attenzione, questo è un dettaglio, l'immagine va inviata non come immagine, ma bensì come file, quindi senza compressione. Se sto usando il computer la devo inviare nella parte alta. Se invece sto usando lo smartphone devo cliccare su Allega File, non Allega Immagine. Quindi attenzione, allegato la graffettina File. In questo caso mandiamo il mio bel cammello senza compressione, confermiamo l'invio, non serve scrivere una didascalia, e adesso Telegram vuole sapere, ok, a quali emoji devo associare lo sticker, perché voi sapete che ogni sticker può essere associato a una più emoji. Lui dice, puoi anche metterci 100.000 emoji, il consiglio che ti diamo è di non usare più di 2 emoji per sticker. Non so se voi sapete che con Telegram, coi 2 punti e iniziando a scrivere qualcosa, Telegram vi suggerisce delle emoji. Vedete che io ho scritto cam e lui mi suggerisce cammello, camminare, forse questo sta per camera, non lo so. Quello che io voglio mettere adesso è il cammello, 2 gobbe il cammello, nonché, scrivo ancora cammello e ci metto anche il dromedario. Invio. E il primo sticker è stato inviato. Adesso andiamo col secondo. In questo caso questo io darei un emoji tipo di festa, una cosa del genere. Inviamola. Inviamo questo del mio bel faccione insieme al mio amico di podcast Marco Putelli. Direi emoji sorriso. Inviamo. Altro sticker, il mio avatar, inviamolo, abbiamo quasi finito. Qui voglio fare il braccio in questa maniera, inviamolo. Poi andiamo a prenderci il quizzone, Trivia Challenge, un bel podcast sui quiz. Qui direi il punto di domanda va benone come emoji, prendiamo sia uno che l'altro. Inviamola, doppia emoji, e poi andiamo a prendere il mio bel nativo americano di un buongiorno per morire. Mamma mia, che emoji posso usare in questo caso? Facciamo l'abbraccio, così non mi viene in mente di meglio, non che c'entri molto col nativo americano. Nel momento in cui abbiamo inviato tutti gli sticker che vogliamo inserire all'interno della collezione, non dobbiamo fare altro che cliccare sul comando Publish, possiamo scriverlo, oppure possiamo cliccarci sopra. In questo caso clicchiamoci sopra. Mi chiede Telegram se voglio mandare un'immagine ulteriore da mettere come copertina, quindi come sticker di quelli che si vedono quando andiamo a cliccare sugli sticker come copertina. Qui sotto vedete che qui ci sono le varie copertine dei vari sticker, esattamente come queste, non so se notate, se vi viene confermato che io adoro quelli trash, assolutamente. Quindi se volete farlo dovete inviare un'immagine in formato 100 pixel per 100 pixel in questo momento. Se la cosa non vi interessa potete dire prendi pure il primo sticker che ti ho inviato e usalo come copertina. In questo caso lui prenderebbe il cammello, per cui possiamo skippare questo passaggio cliccando su skip, altrimenti inviamo l'immagine in formato 100%, clicchiamo su skip. E ora mi chiede l'URL, l'indirizzo breve a cui io voglio linkare questo set di sticker. Facciamo un esempio, io scrivo Ciraolo, anzi facciamolo col maiuscolo, Ciraolo Tutorial, ecco qua, inviamo. E adesso, da adesso in poi, il set di sticker è stato pubblicato e io ho la possibilità di invitare chiunque ad utilizzarlo inviandogli questo indirizzo qua, quindi t.me/addstickers/ l'indirizzo che io ho dato. Vedete che io qua ho scritto Ciraolo Tutorial ed è esattamente l'indirizzo del mio set di sticker. Se io invio questo indirizzo a qualsiasi mio amico o amica, lui avrà la possibilità di usare gli sticker che ho creato. Guardate,
Eccoli qua, esattamente qui, pronti per l'uso. Non devo fare altro che fare aggiungi sticker. E vi faccio notare che adesso, se io metto l'emoji del cammello, mi verrà proposto anche il mio bel cammello che ho inserito come sticker. In questo caso mi viene proposto più di una volta perché ho già creato più set di sticker col cammello. Andiamo a dare un'occhiata, premendo il tasto help, mandando il comando help, a quali altri comandi abbiamo a disposizione. Dunque, abbiamo la possibilità di creare delle maschere, che sono quelle che si possono mettere davanti alle immagini, se vogliamo mettere, che ne so, gli occhiali da sole, i baffi, queste cose. Per ora non ci interessa. Abbiamo la possibilità di creare degli sticker animati. Anche questo non ci interessa al momento perché è decisamente complessa la faccenda. Vi faccio soltanto vedere che nel caso, se voi andate su telegram.org/animated-stickers, avete la possibilità di vedere le istruzioni su come creare gli sticker animati. Fondamentalmente dovete creare delle animazioni con Adobe After Effects, per cui se avete Adobe After Effects è così che create gli sticker animati, se no purtroppo non potete creare gli stickers animati. Vediamo altri comandi che abbiamo a disposizione. Abbiamo la possibilità di aggiungere uno sticker a un pacchetto già esistente, quindi cliccando lui ci dice in quale pacchetto di sticker vuoi aggiungerlo. Io lo voglio aggiungere per esempio in Ciraulu Tutorial. E adesso mi dice mandami il PNG dello sticker così che io lo aggiunga al tuo pacchetto. Andiamo a cancellare il comando e andiamo di nuovo a fare help. Abbiamo la possibilità di modificare uno sticker, quindi non tanto modificare l'immagine dello sticker, perché in quel caso basta cancellare lo sticker e aggiungerne uno nuovo, ma modificare magari l'emoji associata a quello sticker. Edit sticker. Andiamo sempre in Ciraulu Tutorial. Andiamo a scegliere uno sticker e andiamo a scegliere magari il nativo. Ora ci chiede di inviare un'altra emoji. Vedete, ci dice che emoji è attualmente associata al nativo e di inviare un'altra emoji se vogliamo andare a cambiarla. Andiamo a cambiarla, facciamo ancora una faccia, ma questa volta facciamo una faccia normale. Ed ecco qua che siamo andati a modificare l'emoji associata a quello sticker. Andiamo di nuovo a mandare il comando help così da avere l'elenco dei comandi. Abbiamo la possibilità di ordinare gli stickers, di riordinarli. È un po' arzigogolato la modalità con cui si possono riordinare, è inutile che vi faccio vedere. Abbiamo la possibilità di andare con set pack icona a modificare l'icona iniziale principale dei nostri stickers. Abbiamo la possibilità di cancellare uno sticker particolare dal pacchetto che stiamo utilizzando, oppure possiamo addirittura cancellare l'intero pacchetto. Per esempio, io voglio cancellarmi questo pacchetto stickers 001 che avevo creato per esperimento prima di realizzare questo tutorial, quindi clicco su Del Pack e vado a selezionare il pacchetto di sticker che voglio eliminare. Devo riscrivere sì, sono sicuro, per poterlo eliminare. Io ho fatto un copia e incolla. Anche col punto devo scriverlo. Molto pignolo, devo dire, questo Telegram. Ed ecco qua, il set di sticker è andato eliminato. Posso vedere le statistiche dei miei sticker, questo è molto interessante. Andiamo a vedere le statistiche di 100 cose belle. Posso scegliere uno sticker e lui mi dirà quante volte è stato usato oggi, ieri e in totale. Questa cosa qua è estremamente simpatica perché possiamo vedere quali sono gli sticker più utilizzati dei nostri pacchetti. Abbiamo la possibilità di vedere quali sono gli sticker più usati, le statistiche suddivise per pacchetto, i pacchetti più utilizzati che abbiamo, nonché gli sticker migliori all'interno di un pacchetto o le statistiche di utilizzo generali per tutti i pacchetti. Insomma, dal punto di vista delle statistiche è davvero divertente. Una volta che creiamo gli sticker possiamo andare a vedere veramente un sacco di dettagli di quello che viene fatto poi dalle persone. Naturalmente non possiamo andare a vedere ogni singola persona che cosa ha fatto con i nostri sticker, ci mancherebbe altro, per la loro privacy. Come vedete è semplicissimo, una volta che si hanno le immagini, creare gli sticker, creare i pacchetti di sticker e condividerli con le persone
a cui vogliamo bene o alcune volte anche a cui vogliamo male, vi faccio vedere soltanto un ultimo strumento che è Web Resizer, trovate un episodio anche su questo, che potreste utilizzare per prendervi le immagini esattamente a 512 pixel, quindi caricate l'immagine, la caricate, andate a selezionare 512, 512, applicate i cambiamenti e poi andate a scaricare l'immagine. Facciamo finta che io adesso questa immagine la voglia fare a 100 pixel, applico i cambiamenti, la vado a scaricare, così la vado a utilizzare all'interno del mio bot per settare l'icona del pacchetto. Faccio set pack icon. Vado a scegliere in questo caso Ciraulu Tutorial e mi sta dicendo mandami un PNG in formato 100%. Io ho ridimensionato l'immagine proprio in formato 100% col mio cammello. Sapete però cosa vi dico? Che voglio rifarlo con l'immagine del mio avatar, così vi faccio vedere anche come si fa. Allora vado a scegliermi il mio avatar, quindi scegli un file, vado sul desktop, vado a prendere stickers, vado a prendere il mio avatar, lo carico, nel momento in cui sarà caricato vado a dirgli size 100, è già così, applico i cambiamenti, download. E adesso sì che posso andare a mandare l'immagine del mio avatar, mi raccomando sempre come file, che verrà utilizzata come icona del mio pacchetto di sticker. Adesso, se vado a vedere i miei sticker, l'icona, vediamo se riesco a fare così, andiamo a riprendere l'indirizzo degli sticker, eccolo qua, aggiungiamoli, ed ecco qua che l'icona, ce la facciamo, è esattamente, la vedete qui in piccolo, l'icona del mio avatar che ho selezionato, proprio come io volevo. Direi che veramente ci siamo raccontati tutto su questo argomento. Se avete dei dubbi, se avete delle domande, mi raccomando scrivetemelo. Se volete altri contenuti come questo, oltre che iscrivervi al canale, potete cercarmi su Telegram, il mio canale è Chiocciolina Ciraulo, dove metto risorse, link, informazioni il più possibile curate e selezionate proprio per voi. Io vi ringrazio davvero di cuore e vi do appuntamento alla prossima.